ve la presento. Stavo meglio giù. Una platea enorme. Buonasera a tutti. Faccio parte del popolo Nomuos. I Nomuos oggi sono un popolo. Sono Concetta Colato, ex presidente del comitato Mamme Nomuos di Scegli, oggi portavoce del comitato Mamme Nomuos Sicilia. Prima di tutto devo dire grazie al Movimento 5 Stelle, perché tutto quello che ha detto l'ha fatto. Grazie a Giampiero Trizzino, grazie a Gianluca Rizzo, grazie a Giancarlo Cancilleri. Le tre grandi G, i tre grandiosi per noi, che ci hanno dato grande fiducia in questa lotta. Passiamo al soggetto in questione, il presidente Crocetta. Sono chiamata qui a testimoniare un episodio che mi è successo personalmente. Il 25 luglio del 2013 il presidente Crocetta revocò la revoca delle revoche, quindi lui ritirò tutte le autorizzazioni. Quel giorno abbiamo chiesto una convocazione, ce l'accordò. Arrivammo dove era lui, io ero accompagnata dal nostro sindaco di Niscemi, due consiglieri comunali e qualche attivista era a fianco a me. Siamo entrati là dentro dove il presidente Crocetta mi aspettava con una decina di onorevoli. Mentre lì la discussione si è riscaldata, io gli chiesi con un tono pacato: signor presidente, autorizzando il MUOS, lei ci ha messo nettamente in pericolo. Quando il presidente non si sa confrontare urla, e mi ha urlato: signora, si faccia le valigie se lei ha paura. Si faccia le valigie, me ne devo andare io da casa mia, dalla mia terra. Ma non l'ha detto solo a me, Concetta Colato. Lo ha detto a tutto Niscemi, perché a fianco a me c'era il sindaco, c'erano i due consiglieri comunali e tutti gli altri onorevoli che lo spalleggiavano. Non hanno speso una parola, il sindaco non ha speso una parola e il presidente Crocetta urlandomi continuamente: si faccia le valigie e se ne vada. Questo è Crocetta. Non è possibile che io me ne debba andare dalla mia terra, perché Niscemi, come oggi tutta la Sicilia, siamo in pericolo con il MUOS. E lo dicono tutto il Movimento 5 Stelle, hanno portato fino alla bandiera a Bruxelles. Questo presidente se ne deve andare per diversi motivi. Uno dei motivi è quello che non ha avuto la capacità di mantenere quello che ha detto durante la sua campagna elettorale, venendo a Niscemi a prendersi 5.000 voti, dicendoci: io non farò montare le antenne. Ha detto questo. Grazie al Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi. E siate un popolo Nomuos come tutti noi. Grazie. È tornato il criminale. Allora, ve lo dicevo, mi ero preparato un discorso, ma dopo che ha parlato di Battista devo annoiarvi. Allora, io non vi parlerò male del presidente Crocetta né del suo governo, non è che ci vuole molto a capire che in Sicilia non occorre un governo mediocre e un presidente senza responsabilità e senza coraggio, me lo state dimostrando, non ha senso che vi parlo di questo. Io invece vi parlo di quello che ci aspettiamo da un governo regionale. Io vi parlo di come immagino un governo e un Parlamento retto da persone responsabili. Io immagino un governo il cui presidente non si piega a nessuno, né al Matteo Renzi di turno che propina trivelle per distruggere il nostro mare, né agli Stati Uniti che ci propinano basi militari. Io immagino un governo trasparente e un Parlamento ancora più trasparente di questo governo. Però attenzione, io 2 anni fa immaginavo un governo trasparente, oggi vi posso dire che è così. Io sono il presidente della Commissione Ambiente, è quella quarta finestra là sopra.
Ora, il giorno in cui mi sono insediato, io chiesi una cosa semplicissima per i cittadini comuni, ma impossibile per queste gente qua: la diretta streaming di tutte le sedute dell'ARS, la diretta streaming di tutte le attività che facevano i vostri rappresentanti. L'abbiamo ottenuta, ecco, io la voglio in tutte le commissioni. La commissione ambiente ci è riuscita. L'hanno votata tutti, all'inizio non lo capivano, non capivano manco la parola diretta streaming, gliel'abbiamo spiegata. Dopo hanno capito l'importanza e oggi le sedute della commissione sono pubbliche, tutti le possono guardare, possono interagire. Io voglio un governo e un Parlamento dove i cittadini possono entrare senza chiedere il permesso all'assessore di turno o al politico di turno. E questo l'ho fatto. Le riforme che abbiamo presentato in commissione le hanno scritte i cittadini con i professionisti e oggi sono depositate alcune esitate in commissione. Io ve ne dico soltanto alcune, non lo faccio per annoiarvi, lo faccio perché quando vi dicono che noi non facciamo niente, voi avrete modo di rispondergli. I cittadini e non il Movimento 5 Stelle hanno scritto la legge quadro sulle isole minori, la prima in Italia, la legge sull'efficienza energetica degli edifici, la legge sui professionisti dello sport, la legge sull'edilizia, la prima dopo 10 anni, la legge sul governo del territorio, dai tempi di Piersanti Mattarella non si vedeva la riforma del governo del territorio, la legge sulle aree protette, quella sui parchi locali, sul recupero delle aree degradate, sui rifiuti. Alcune di queste non sono più soltanto proposte, sono state esitate da quella commissione e attendono soltanto il vaglio in aula. Voi provate ad immaginare che basterebbe una o forse due sedute in quell'aula per fare di queste delle leggi. Il peccato, il problema, sapete qual è? Che quell'aula è costretta a vedere le partite a risico che il governo fa con il PD. Perché noi da 2 anni non facciamo altro che vedere questa scena vergognosa di spostamenti di assessori da un punto ad un altro. Giocano tutto il tempo con questo Parlamento e le leggi che la Commissione fa rimangono ferme. La stessa identica cosa noi la facciamo con i problemi ambientali della Sicilia. In 2 anni la Commissione ha fatto oltre 100 audizioni, cioè riunioni con i cittadini per trovare problemi a soluzioni. Piccola parentesi, questa commissione costa poco, è veramente spending review, il suo presidente prende 2.500 euro al mese e non 10.000, ma questa è una cosa che avevamo promesso e che è una cosa normale per noi. Noi abbiamo studiato, analizzato e trovato le soluzioni a cazzate, tipo i poli industriali di Gela, Milazzo e Siracusa, il dissesto idrogeologico di Messina, il servizio idrico siciliano, i trasporti marittimi, il demanio, le coste, lo sport, le barriere architettoniche, la rete Natura 2000. Per ognuno di questi problemi abbiamo presentato soluzioni, cioè risoluzioni votate. Le risoluzioni sono atti di impegno del governo. Peccato però che poi il governo alla fine, per i discorsi di qui sopra, non ha mai fatto nulla. Ora, a noi ci dicono che facciamo opposizione secca, opposizione o ostruzionismo secco, non è vero. Noi siamo stati i primi a dire al simpatico amico: fate buone proposte e noi ve le votiamo. La legge sul servizio idrico, quella sull'acqua, ve la ricordate nel 2011 quando abbiamo detto no all'acqua privata? Ecco, è da 2 anni che quella commissione sta aspettando che il PD si metta d'accordo quale assessore mettere in quell'assessorato per poter far uscire da quella commissione il disegno di legge. Non dovevano fare nulla, dovevano lasciare un assessore e fare una legge di 15 articoli. 2 anni, moltiplicate 2 anni, uno stipendio da 10.000 euro per 90 persone e poi ditemi se per voi è normale che io devo attendere 2 anni per una legge di 15 articoli. 2 anni. Ora, noi il buonsenso lo applichiamo ogni santo giorno, siamo qui perché siamo stanchi. Guardate, io sono stanco di lottare in questo modo. L'unica cosa è mandarlo a casa. Ci abbiamo provato in tutti i modi. L'unica cosa è mandarlo a casa. Il buonsenso io lo applico sempre. Non ho mai preferito una legge del Movimento 5 Stelle a quella del PD o del PDL o dell'UDC. A me non me ne frega niente. Se una buona legge ha la bandiera del PD, una buona legge è una buona legge, punto.
Io non leggo nemmeno il primo firmatario dei disegni di legge. La mia commissione ha esitato ottime leggi anche del PD. Il problema è che anche quelle sono ferme per colpa del PD. Minchia, è allucinante. Io non mi sono mai affezionato ai colori politici. Io mi affeziono ai diritti. Noi dobbiamo fare una sola cosa: affezionarci ai diritti. Smettiamo di affezionarci ai colori. L'unica cosa che dobbiamo vantare sono i nostri diritti. Ora, questa è la ricetta che vi stiamo portando noi. Ma se non vi basta, se non è sufficiente, è ancora meglio, perché significa che state sviluppando spirito critico. E se noi non saremo capaci, la prossima volta su questo palco e in questa piazza ci sarete voi. E dopo aver sfiduciato Crocetta, sfiducerete anche noi, sfiducerete il Movimento 5 Stelle, perché noi dobbiamo imparare ad essere critici, dobbiamo sviluppare una coscienza sociale e fare lavorare questa gente che non fa niente. Grazie Gian Piero, confermo, siamo...